posto numero uno nel ranking numero uno dei posti dove andrei sicuramente a vivere, ma non c'è neanche bisogno di domandarlo. Dove andrei a vivere? Ibiza! Ibiza! Ma come? Ma neanche c'è bisogno di dirlo. Ma poi, tra l'altro, neanche Ibiza, neanche l'isola in sé. Io mi farei direttamente catapultare, ecco, cioè, qua, se qualcuno mi dice mi mandi la location, mi mandi la mandame ubicación, come si dice in spagnolo, Club Ushuaia, isola di Ibiza. Bimbi del tubo, bimbi del tubo, bimbi del tubo, bimbi del tubo. Dove andiamo qua? Ma andiamo, questo è un posticino, raga, un posticino fantastico, bello, nature, nature piena, piena. È un posticino dove non vi ho mai portati, che si chiama Cabo de San Antonio, un promontorio, dove c'è il faro Cabo de San Antonio, che divide Denia da il paesino più vicino a Denia, che si chiama Javea, dove qualche volta ci siamo andati. Adesso cerco di trovare il miglior posto per fare queste fantastiche riprese. Vediamo se non mi ammazzo, che io sarò uno spericolato. E speriamo di non pestare nessuna cagata, perché a volte è possibile, è molto possibile, è molto probabile. Ok, bimbi del tubo, ci siamo? Mamma mia, c'ho una faccia. Ma come mai c'ho una faccia così? Fatemi guardare, ma chiaro, perché ieri sera ho fatto le ore piccole. C'ho le occhiaie, ho fatto le ore piccole. Poi per la mia leggendaria, il mio leggendario tiraggio, no, dai, ora si inizia un'altra volta. Il mio leggendario tiraggio, no, per favore. No, non pensate male. Poi mi sono anche fatto la barba per voi, che sono uno dei pochi uomini a questo mondo che ho quasi 49 anni e la barba, guardate, non mi cresce, l'ho incolta da quando ero un ragazzino, non mi cresce la barba. E tanti uomini all'ascolto, alla visione, diranno: ma beato te, Davidino, che non hai rotture di coglioni con la barba. È vero, quello sì. Argomento molto divertente, perché questo video va direttamente a contrastare, così alla grande, partiamo alla grande, con l'ultimo video che ho messo sul canale, che riguarda i sei posti dove io non andrei mai a vivere in Spagna. E quindi questo video di che parla? Di che parla questo video? Parla dei sei posti dove sì, andrei sicuramente e assolutamente a vivere in Spagna. Però prima, brevissima parentesi. Allora, bimbini del tubo, un appello, una richiesta, ma così, volé. So che io vi voglio bene a tutti, ho scavalcato da pochissimi giorni 400 iscritti, 400 iscritti, un micro youtuber che, come vedete, nei suoi video non mette mai nel call to action della campanellina, iscriviti, segui i miei video di qua e di là. Allora, vi dico, bimbi, siccome credo, intuisco che se mi seguite vi faccio passare quei 10-15 minuti di intrattenimento, di qualche risata, minuti divertenti, vi faccio, dai, due risate con le mie cazzate, ve le faccio fare. Mi scrivete sempre di più, siete già, adesso siete, non dico in tanti, ma state aumentando, mi contattate sui social, su Facebook, Instagram, e io rispondo a tutti. Per favore confermatelo. Sfido io a chi dice il contrario, rispondo a tutti, meno a quelli che fanno i commenti idioti o che non sono assolutamente inerenti al canale e ai video. Quindi, bimbi, veramente, ma che vi ci vuole a fare un click, condividere il link dei video o dello stesso canale sui vostri amici, ai vostri amici WhatsApp, Instagram? Quindi, bimbini, che vi ci vuole? Sono due gesti, un bottoncino, share, condividi e vai al WhatsApp, diciamo: ma guarda sto figo qui su YouTube, guardate questo personaggio, dai, non ci vuole tanto, like, campanella, share, basta, fine. Quindi, a bomba, i sei posti dove Davidino andrebbe assolutamente, così a scatola chiusa, a vivere in Spagna. Come dicevo nel video precedente, sui sei posti dove non andrei assolutamente a vivere,
sti cazzi, adesso faccio il figo perché da tanti anni che vivo in Spagna posso soppesare, posso mettere sui piatti della bilancia un po' tutto, perché la Spagna l'ho viaggiata in lungo e in largo e periodicamente ho vissuto per breve fasci, brevi periodi in alcuni posti che non sono quello dove vivo io, che per i neofiti del canale, per i nuovi arrivati, è la Costa Blanca Nord. Guardatelo su il Maps, Denia, provincia d'Alicante e dintorni. E quindi vi posso, evidentemente, così come vi ho dato un ragguaglio molto generale e molto personale, personalizzato sui posti dove non andrei mai io, vi farò un piccolo elenco, lo stesso, di 6 posti, con un bonus finale, quindi stay tuned, /7, dove io sì andrei a vivere, ad occhi chiusi. Anche qui occorre fare una precisazione, in anticipo, per i ben pensanti, per i grandi che sempre cercano il pelo nell'uovo, per quelli che non gli va bene mai niente, anche questa lista di posti che ho scelto per andare a vivere se non vivessi dove vivo è stata scelta sulla base di fattori personali. È personale. Dove andrebbe a vivere Davidino? Non è Davidino che vi dice: se fossi in voi andrei a vivere là, vi suggerisco di andare a vivere là, vi spingo, andate a vivere là. No, è Davidino che parla, è Davidino che andrebbe, e ci risiamo con le zanzare, ma porca mignotta troia, maremma sudicia, maremma impestata cane, ma è possibile? A me mi vedano e cioè non lo so che cazzo devo fare con queste zanzare, il lanciafiamme. Andiamo, come dico io, subito a bomba, bimbi del tubo. Posto numero uno nel ranking numero uno dei posti dove andrei sicuramente a vivere, ma non c'è neanche bisogno di domandarlo, dove andrei a vivere? Ibiza, ma come? Ma neanche c'è bisogno di dirlo. Ma poi, tra l'altro, neanche Ibiza, neanche l'isola in sé, io mi farei direttamente catapultare, ecco, cioè, qua, se qualcuno mi dice mi mandi la location, mi mandi la mandame ubicación, come si dice in spagnolo, Club Ushuaia, isola di Ibiza, paracadutatemi là, Club Ushuaia, pam, direttamente lì su un gommone gonfiabile, un mojito, un bel margarita, e vai con il liscio, panorama davanti a me che neanche ve lo dico, va bene, neanche ve lo dico, perché ecco, DJ in console, e nient'altro, e bella vita. Dai, facciamo le cose serie. Posto numero uno del ranking è senza dubbio, rullo di tamburi, l'isola di Mallorca, top Mallorca, spettacolo, fantastica Mallorca, bella e basta. Approfitto perché qui prendo due piccioni con una fava sola. Un iscritto al canale, non mi ricordo se è una persona iscritta al canale, mi sembra che è una ragazza, mi ha detto se potevo dire, già che c'ero, se dovessi essere costretto ad andare via da Denia, dove andrei. Come ho detto, prendo due piccioni con una fava sola, perché dico, a parte il fatto che metto nel top 1 del mio ranking personale Mallorca, proprio per adesso, per quello che vi dirò brevemente, e se dovessi essere per qualche motivo obbligato o per scelta propria andare via da Denia, andrei a Mallorca. Spero di averti fatto contenta o contento, ma credo più contenta. Comunque va bene, me lo direte. Mallorca non l'ho vissuta, cioè non ci ho vissuto, ma ci sono andato diverse volte in ferie, in vacanza, e un'isola grande dove non manca niente, non hai la sensazione di stare su un'isola. Poi qui devo onestamente anche dire una cosa, proprio per indole mia personale, io sono attratto dall'isola come territorio geografico, perché non so da dove viene questa cosa in me, io sono sempre stato attratto dalle isole, addirittura isole piccole dove
qualcuno mi ha detto, io in un'isola piccola mi sentirei, mi mancherebbe il fiato, il respiro, e lo capisco come un senso di claustrofobia. Io al contrario, in un'isola anche piccola, sono stato in diverse isole nei miei viaggi nel passato, e un po' in alcuna parte del mondo, proprio mi sento a mio agio, mi sento protetto, quindi per me l'ambiente isolano è il massimo, è il top. Un'isola come Mallorca non manca niente, a parte l'environment che è brutale, ragazzi. Mallorca ha delle spiagge fantastiche, fantastiche, bello, cioè dove ti giri, Mallorca è solo bella, bella, da copertina. Poi, anche se molto da lontano, vi devo dire, e ve lo dico da toscano, quindi cioè, non è che mi sto inventando qualche cosa, perché l'ho visto, che Mallorca ha degli angoletti, mi ricordano la mia terra. Ora, se non proprio la Toscana nella fattispecie, però qualcosa di simile. Poi, oltretutto, Mallorca è un'isola che non si ferma mai. Non si ferma mai, è peggio di Wall Street, o meglio di Wall Street. C'è flusso di turisti, soprattutto provenienti dal nord Europa, tutto l'anno. Quindi questo flusso di turisti, evidentemente, che cosa porta, ragazzi? Porta benessere. Può darsi anche che il caro vita sia leggermente più alto, non tanto come Formentera e Ibiza, lasciamole perdere, e quindi di conseguenza il lavoro non manca. E di cosa stiamo parlando soprattutto? Turismo. Che turismo, raga, non stiamo parlando sempre comunque di ristorazione, che per carità rispettabilissima e tanto di cappello, però non stiamo parlando sempre necessariamente di camerieri, cuochi, aiuto cuochi, stiamo parlando anche di tutto quello che è l'indotto, rent-a-car, hotel, noleggi di vario tipo, settore immobiliare, eccetera, eccetera, tutto quello che ruota intorno al turismo. Quindi Mallorca in sé è un piccolo angolo della Spagna, in tutti i sensi, a 360 gradi, un po' più privilegiato rispetto a molti altri. Andiamo alla posizione 2 del ranking e evidentemente, come non poteva essere altrimenti, qui gioco in casa, è la mia zona, è chiaro, la mia zona. Non l'ho messa al primo posto perché così ho approfittato per dire che se fossi obbligato sarei andato là, se fossi obbligato ad andarmene via da dove vivo adesso andrei là, quindi va direttamente per non voler essere quello che tu vivi là, allora solo è bella quella, no, però la mia zona. Cioè, e poi oltretutto, essendo un ranking personale, voglio dire, farò un po' i cazzi miei, no? Sceglierò i posti che voglio io. La mia zona. Non è un caso che quando io sono arrivato qua mi sono innamorato di questa parte. La Costa Blanca Nord, che è compresa tra Denia, che è l'ultimo baluardo non solo della Costa Blanca Nord, o il primo, dipendendo da come si voglia vedere, ma anche l'ultimo baluardo della provincia di Alicante Nord. E noi siamo praticamente al confine, qui a 10 km con la provincia di Valencia, ok? La Costa Blanca Nord è quella fascia di costa che da qua, da Denia, arriva fino a Calpe, Benidorm, più o meno, io sì, la metterei là. Ambiente tipico mediterraneo, bello, bellissimo per quanto riguarda... Oh, ma come? Ma veramente mi perseguite i gattini? Ma un gattino! Ma guardatelo, e poi sono tutti bianco e neri questi gattini. Oh, raga, e qui questi animali mi vogliono tanto bene. Ma certo, ma come si fa a non volermi bene? A Davidino! Dai, torniamo a noi. Non mi dilungo, perché comunque se guardate video miei anteriori, io della mia zona parlo in maniera esauriente, addirittura ho fatto più di un video sulla mia zona, non mi dilungo e vado direttamente al posto numero 3 del ranking, e anche questo senza neanche dubitare un attimo. Il posto numero 3 del mio ranking personale è la provincia di Girona, o Girona, a me piace di più chiamarla Girona, e quindi tutta quella costa, quella fascia costiera del nord della Catalogna, che è la Costa Brava, che ha, raga, delle bellezze spettacolari. Anche lì uniamo un po' vari fattori, che sono, stiamo parlando di una regione che a livello lavorativo dà molti sbocchi e molte possibilità, che è la Catalogna. Poi siamo molto vicini alla capitale, alla città capitale, che è Barcellona. Fattore climatico ambientale, perché stiamo parlando di una zona prettamente mediterraneo, con boschi mediterranei, che assomiglia molto anche a zone
nostre italiane, per esempio quelle toscane. Storia e cultura. L'interno della provincia di Girona è caratterizzata da tutta una serie di paesini medievali. C'è anche infatti una route che tu puoi fare, puoi vedere i paesini più belli di quella zona, e poi lo sfondo da lontano dei Pirenei è qualcosa, è una cartolina. Per poi non parlare della costa, che tutte quelle cale, tutti quei paesini, quelle baie della Costa Brava, paesini tipo Pals, Tossa de Mar. Andate a vedere per favore su Google Tossa de Mar, questo castello, queste perfettamente conservate, queste torri medievali che sono a picco sulle calette. Al quarto posto vorrei mettere in concomitanza insieme due regioni che io ho visto solo una volta, sono stato solo una volta in vacanza, in ferie, che mi sono rimaste nel cuore e sempre mi rimarranno nel cuore, che sono Asturias e Cantabria. Sono, le vedete, al nord della Spagna, tra i Paesi Baschi e la Galizia, due regioni che si assomigliano tantissimo, con un ambiente a livello paesaggistico, lasciamo perdere, parchi naturali, poi lì si mischia mare e montagna, adesso stanno venendo tutti, oh cazzo non c'era nessuno e devono venire a rompere i coglioni, no? Ecco, infatti il ciclista dietro, eccolo là. Le spiagge di Asturias e Cantabria non hanno assolutamente niente da invidiare al resto della Spagna. Però giustamente il turista che cosa cerca? Anche non solo il discorso paesaggistico, ma anche guardate com'è curioso lui, si rifocilla e poi guardone. E il discorso climatico, lasciando perdere quest'estate che è stata veramente bestiale, cioè speriamo di non rivivere a livello di caldo un'estate così, però generalmente il turista cerca, a parte l'ambiente, il caldo. La sua birretta, le sue fuma e comunque la temperatura anche dell'acqua del mare tra mite e calda. Dobbiamo dire che le coste della parte nord della Spagna si affacciano sull'oceano Atlantico, quindi inevitabilmente il mare là è freddo, è molto freddo. Tolti periodi eccezionali come può essere stata quest'estate, in quelle zone là, in un luglio, in un agosto, ti puoi ritrovare a volte delle serate che il clima cambia radicalmente e improvvisamente ti devi mettere la giacchina, e te tu ti devi mettere la giacchina addosso perché insomma fa fresco, e quindi per quello probabilmente sono meno reclamate, reclamizzate, però poi per il resto sono veramente delle zone. Guardatele per favore, tanto la costa, le montagne, poi ci sono in Asturias, ci sono los Picos d'Europa, che sono tra le catene montuose, tra le più famose in Spagna, neve d'inverno, a livello paesaggistico fantastiche. Tra le due sceglierei di più la Cantabria, gastronomia di entrambe lasciamo perdere, anche quello, e anche le due città capoluoghi della regione, capoluoghi di regione, che sono della Cantabria Santander e delle Asturias Gijón, sono vivibilissime, due città a misura d'uomo, c'è molta pulizia, gente molto cortese, magari non hanno quella, come dire, quel tocco di Spanish che abbiamo da metà Spagna fino in giù, della Spagna profonda, è un po' tipico, no? Il nord, il sud, ognuno ha il suo tipo di carattere, però poi tutto sommato veramente bello, ottimi posti. Al quinto posto del ranking ci metterei, qui ho dubitato un po' proprio per il fatto che a me la città in sé da tanto tempo mi ha stufato. Io l'ambiente città non lo sopporto più, sto diventando sempre più speciale, invecchiando, credo che diventerò un eremita proprio in un'isola. L'ho detto, infatti ora l'ultimo, il bonus, vi dirò dove poi io andrei, cioè anche in questo momento. Comunque vabbè, ho dubitato perché, chiaro, proprio per il discorso grande città, ma dal momento che sto parlando di una città che è iper super vivibile, ce la metto, e anche perché è probabilmente la mia città favorita in Spagna, come no ci ho anche vissuto, è Valencia. Per 2-3 anni consecutivi eletta tra le prime tre città più vivibili al mondo, se non addirittura uno di questi anni, 2021 o 2022, la città più vivibile al mondo per tutta una serie di fattori, come il clima, la sicurezza, la gastronomia, outing, cose da fare, cultura, eventi, fighe, cioè voglio dire, bella gente, fanno di Valencia veramente una città top, pulita,
La gente è gioviale, c'è cioè fiesta, fiesta, fiesta. Non sembra neanche di stare in una città di 700-800 mila abitanti a Valencia, ragazzi, ve lo posso assicurare. Valencia è un paesone, c'è una tranquillità, cioè tranquillità, vabbè, è una, sempre una città di 800 mila abitanti, cioè, ma non c'è la gente che si monta addosso con le macchine ai semafori, che sbraitano, che quando attraversano la strada sembra che gli manchi la terra sotto i piedi. No, 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 è tutto bello ordinato. E al sesto posto del ranking, la zona di Nerja, provincia di Malaga, per me Davidino, è una zona molto molto bella a livello sia costiero e a livello interno, perché infatti se guardate su Google, spostandovi da Nerja, andando verso l'interno, proprio alle porte di un parco naturale, troviamo un paesino anche che si chiama Frigiliana. Sono paesini molto carini, molto carini. Questa zona è quella che in Andalusia sceglierei tra tante altre, che onestamente anche mi piacciono tanto, come non menzionare per esempio nella provincia di Jaén il paesino di Úbeda. Jaén, lo stesso capoluogo di provincia. Però per me, raga, se ancora non l'avete capito, c'è un fattore denominatore comune in tutti i posti che scelgo, meno quelli dove io non andrei mai. E qual è questo fattore? Questo denominatore comune è il mare. È il mare, io senza il mare non posso vivere. Forse la zona di Nerja, dal punto di vista lavorativo professionale, la siamo un po' in già fasce un po' più problematiche per quanto riguarda l'occupazione a livello proprio statistico nazionale. Infatti iniziamo a entrare in zone, in fasce diciamo medio-basse. Però io, siccome sono un temerario, non me può fregare di meno. A me il lavoro senza presunzioni non è mai mancato laddove sono stato, e qualsiasi cosa ho cercato di intraprendere, sono sicuro che se mi piace l'ambiente il lavoro lo trovo. E comunque anche dopo aver fatto una scelta dettata un po' da quelle che sono le tue sensazioni, anche a livello visivo, no? Dalla bellezza del paesaggio, mi dovessi trovare in difficoltà, io Davidino, dal punto di vista professionale, alla fine comunque mi arrangio, come credo mi sono sempre arrangiato. E poi non è la stessa cosa che fai fatica a trovare lavoro e alzi le tapparelle e ti vedi un edificio in cemento e vedere quel paesaggio che ti rincuora, proprio ti apre il cuore. Alla fine anch'io dove sono venuto, in questa zona, sono venuto a scatola chiusa, cioè non sapevo realmente, io non mi sono documentato 18 anni fa, quasi 18 anni fa, di quello che avrei incontrato. Sono venuto veramente all'avventura e comunque le cose non erano così. Poi ha progredito, tutti adatti un po' all'ambiente, e evidentemente non c'è neanche bisogno che lo dica io, non invento l'acqua calda. Se qualcosa non ti va bene, prendilo e cambiali. Quindi se c'è qualcosa che non ti va bene di una volta che ti sei trasferito, o comunque della vita in generale, tu hai l'obbligo verso te stesso di cambiarlo, giusto? Io ho anche finito, me ne vado e vi do un bonus finale, un bonus dell'ultimo minuto, che è il seguente. Proprio così, e ve l'ho detto anche credo in un altro video, così d'imbracciata, così istintivamente, in questo momento, se dovessi scegliere un settimo posto dove andare a vivere, mettiamo che sono in una fascia d'età, ormai i giochi sono fatti a livello professionale, oppure economicamente me lo posso permettere, andrei proprio in ritiro spirituale nell'isola del Hierro, alle Canarie. Veramente, guardatela, l'isola del Hierro, per me è, che vi devo dire, per me è top, è top. Oppure comunque anche le altre due isole meno conosciute delle Canarie, perché io a Gran Canaria ci sono stato e ci ho anche vissuto un po', Tenerife mai, ma non ci andrei mai, soprattutto attualmente perché c'è il porco e il cane, non mi interessa, Lanzarote e Fuerteventura belline ma ambiente troppo desertico per i miei gusti, sceglierei quindi le tre più sconosciute, La Palma, La Gomera e il Hierro, sulle quali ho fatto anche un video molto diverso tempo fa, che lo potete andare a rivisitare. Ve l'ho detto all'inizio, a parte il like, iscrivetevi, perché due risate ogni tanto, questi 10 minuti o 15 di
più che derisate, a volte ve ne ho fatte fare anche di più quando ero veramente in forma, ma ritornerò in forma con i calici di vino. No, dai, cavolo. Però perlomeno spero che qualche informazione utile ve la do, e quindi allora condividete sto canalino, dai, dai, fatemi andare in pensione velocemente e anzitempo. Della serie cazzate SRL.